Questo che vedete invece è uno scrigno ed è l'inizio di una storia, ma è anche uno scrigno che simbolicamente contiene dentro un tesoro, è forse uno dei più grandi tesori che abbiamo, è un tesoro che è stato inventato da una persona. I bambini autistici, le persone autistiche sono tantissime nel nostro paese e a volte possono sembrare dei mondi sconosciuti, dei mondi inesplorabili, perché mancano i ponti, oppure sono ponti troppo esili quelli che ci mettono in comunicazione con loro. Qui però c'è una persona che saluto e ringrazio per essere qui, che ha creato qualcosa di straordinario. Io ho chiamato tesoro perché questa è la prima cosa che ci viene in mente, cioè un linguaggio, un nuovo linguaggio, una nuova lingua per entrare in contatto con questi mondi, che non sono solo quelli degli autistici, no, ma anche quali? Ce ne sono tantissimi, ci sono bambini stranieri che arrivano in classe e sono degli alieni per noi, ci sono bambini che hanno problemi a parlare, sordi, ci sono tanti problemi. Quello che abbiamo fatto noi è creare uno scrigno magico contenente dei giochi che rende facilissimo imparare dei nuovi linguaggi, ma non l'italiano, l'inglese. Noi pensiamo al linguaggio, parlo in italiano, parlo in inglese, poi in realtà esistono tanti altri linguaggi fatti con le mani, con i disegni, la geometria. Noi diciamo sempre, lo racconto sempre in modo spiritoso, se dovesse veramente arrivare un alieno, che lingua gli parliamo? In inglese? In italiano? Ma se ha i tentacoli gli parliamo con le mani? All'alieno si parla la geometria, la matematica, sembra una cosa ostica, ma in realtà è utilissimo e simpaticissimo, perché poi ci si può divertire. Quindi è veramente un linguaggio universale con cui si può comunicare con chiunque. Come l'hai venuto in mente di fare questa cosa? Beh, tutto è nato da mio figlio Leonardo, che ha avuto un problema, nel senso che oggi non parla, lui parla con le mani, ha scelto questa lingua, la natura gli ha dato questo modo di parlare e siamo noi che ci siamo dovuti adattare a lui. È sbagliato, Charles Bliss diceva che la guerra è dovuta al fatto che le persone non comunicano. Se si riesce a comunicare in modi diversissimi, si riesce a fare la pace, addirittura a innamorarsi. Non ci aveva mai pensato nessuno, ma il signor Mario Taddei ci ha pensato. Creiamo un linguaggio nuovo, veramente che possa unire le persone con cui è più difficile comunicare. Siamo andati a casa sua, Mario, come pensa? Ah, sì? C'era Leonardo. Entriamo a casa di Leo e del suo straordinario papà, con i miglioratti. Nella spettacolare casa laboratorio, Mario e Cristina hanno lavorato a lungo al progetto Lo Scrigno Magico, ideato per facilitare la comunicazione di Leonardo con i suoi coetanei. Mario, lo scrigno magico come funziona esattamente? Lo scrigno magico funziona in questo modo, è magico. Bisogna aprirlo in una classe, dovunque uno vuole, addirittura anche in famiglia, e dentro ci sono 400 di queste carte, sono delle cose molto strane e misteriose, nel senso che nascondono quattro lingue contemporanee, c'è l'italiano, l'inglese, il Bliss Symbolics e la lingua italiana dei segni, in modo tale che giocando con una ventina di giochi diversi, dal matto, ti ricordi come si gioca col matto? Ti metti la carta qua e i bambini devono indovinare che cosa sono io, oppure posso formare delle frasi, possono giocare, indovina chi, questo sviluppa un'altra parte del cervello e addirittura c'è la terza parte del cervello che è quella con il Bliss Symbolics, questo è il colore che guarda l'occhio, che è l'erba, che in realtà è verde, che, con cui sviluppiamo l'altra parte del cervello, quella grafica, logica, matematica. Mischiando insieme questi tre linguaggi completamente diversi possiamo comunicare in modo mai fatto prima oggi. Quindi anche un adulto di 80 anni che è un bambino dentro perché ha voglia di imparare può utilizzare questi strumenti come approccio per imparare queste lingue. Cristina, come ha contribuito a sviluppare questo progetto? Allora, una mamma contribuisce come può giornalmente, quindi aiutando Leonardo a fare i compiti, quindi sul campo. A mano che Leonardo acquisiva delle competenze nuove e aveva delle altre difficoltà, ho coinvolto la sua equipe, quindi la logopedista, neuropsichiatra, gli insegnanti, scuola, comune, assistente sociale, eccetera, fino ad arrivare ad una rete che ha modificato il progetto in modo da renderlo utilizzabile per più persone possibili. Il primo traduttore della lingua parlata da Leonardo è Alessandro, che ci propone un quesito. Cos'hai fatto? È una scatola che funziona con l'elettricità e che guardi e che ascolti. Sembra un disegno fatto dagli alieni, non riesco a tradurlo. Che cos'è? Ma dai, è facile, è una televisione. Leonardo, cosa succede a Natale? Arriva Babbo Natale e ti porta il trenino?
Fantastico, fantastico veramente. Un nuovo linguaggio, una nuova lingua con cui si può parlare con chiunque. E l'ha inventata il signore che è qui in studio con noi. Io ho messo solo insieme diversi linguaggi che esistevano. Bisogna fare un po' d'ordine e renderli semplici per i bambini. Si può fare una piccola lezione velocemente? Allora, la lingua italiana dei segni, l'avete visto, Leonardo, sì. È quella che i sordi tengono nascosta, invece è una lingua utilissima. Adesso vi faccio vedere una cosa molto strana, che sono quei simboli sì. Per gli alieni. Ma vi spiego in 5 secondi quanto è divertente. Per esempio, questo è un vulcano che c'è su tutti i pianeti, vuol dire fare. Questo simbolo che è preso dalle religioni vuol dire creare. Se io metto insieme un uomo che da lontano è una persona che sta dritta, provate a immaginare con le gambe ravaricate, comincio a mettere insieme questi simboli matematici e ottengo qual è l'uomo che fa casino, dico io, il maschio. Sì. È l'uomo che crea la vita, la donna. Quindi questo è il simbolo per uomo, questo è il simbolo per donna. Una cosa bellissima, il LIS si dice casa così, perché questo simbolo vuol dire protezione, protezione dalla pioggia, da qualsiasi altro evento. Se io metto il simbolo di protezione all'uomo, qual è l'uomo che ti protegge? Il papà. Papà. E qual è la donna che ti protegge? La mamma. La cosa incredibile di questo sistema è che io posso aggiungere, creare dei nuovi significati che sono internazionali, per cui io aggiungo, tacco con le manine, i due, mamma e papà, e diventa famiglia. Famiglia. Ti faccio vedere questa cosa simpaticissima e ti faccio un indovinello. Sì. Questo ce l'hanno tutti, cos'è? L'acqua, un fluido. Cos'è questa cosa qua strana? I bambini avrebbero già indovinato. Sì. Qual è quell'acqua che cade dall'alto? La pioggia. La pioggia, questo è il simbolo per pioggia. La cosa simpaticissima, io per esempio metto questo fiocchettino e diventa? Neve. Neve. Una cosa simpatica, l'occhio. Sì. Il colore che guarda l'occhio della neve. Il colore? Il colore che guarda l'occhio della neve, qual è? Bianco. Bianco. Quindi questo simbolo vuol dire bianco. Ci sono tantissimi, se volete ne faccio uno, ai bambini piacciono molto gli animali. Gli animali... Aspetta, prima una cosa, i bambini fanno prima di imparare. Assolutamente, ci fregano perché tutti. Perché i bambini ci fregano tutti? Questo è importante, noi adulti siamo cattivi perché non capiamo quanto è bello studiare o imparare, ormai siamo stanchi, l'abbiamo fatto da bambini. In realtà i bambini sono delle macchine con il DNA predisposto per imparare contemporaneamente più cose. E pensate a Leonardo da Vinci, che da piccolo ha inventato un sacco di cose. Ma Leonardo si chiama così, per Leonardo da Vinci? No, per altri motivi, ma dobbiamo perché dare... sei uno studioso tu, Leonardo. Sì, dobbiamo dare la speranza a tutti i bambini di diventare un Leonardo da Vinci, non bisogna tappargli le ali. Quindi più cose imparano, meglio è. I bambini, rispondendo alla tua domanda, hanno il cervello predisposto ad imparare contemporaneamente più linguaggi. Per esempio i bambini che imparano l'italiano e l'inglese. Ma se ai bambini gli diamo anche questo linguaggio matematico e anche la LIS, lingua italiana dei segni, loro contemporaneamente in un anno imparano tutto più velocemente. I bambini, quando faccio le lezioni a scuola di mezz'ora di questa cosa qui, imparano molto più velocemente degli adulti, perché sono predisposti e vogliono imparare. Perché tutto questo è già nelle scuole, c'è una sperimentazione in corso, questo nuovo linguaggio di Mario Taddei è una cosa che è stata presa molto sul serio e l'abbiamo capito perché, si riesce veramente a comunicare con tutti. Lì ci sono delle tessere, delle piastrelle, cosa sono? Quelle sono un esempio, nello scrigno magico avete visto ci sono tante di queste tessere che contemporaneamente presentano l'italiano e l'inglese, il bliss e il lis. A seconda del livello, per esempio, ti faccio vedere l'arancione, questo è simpatico. Sì. L'occhio che colore guarda? Il colore della bocca e il colore del sole, che è giallo. Il rosso più giallo diventa arancione. È un linguaggio matematico logico che i bambini, imparando, diciamo così, oltre a divertirsi, sviluppano il cervello, diventano più logici e imparano molte più cose. È un sistema di giochi che adesso abbiamo avuto la fortuna, come dicevi tu, grazie al MIUR, di poter presentare la prima volta in questi giorni con 10 classi e stiamo sperimentando per la prima volta questi linguaggi. Ma con Leonardo, con tuo figlio... Perché immagino con lui sia stata la prima persona con cui l'ha sperimentato. Sì, lui è scoperto qualcosa che prima non sapevi di Leonardo? Ho scoperto, per esempio, lui ci ha imposto la sua lingua, che è quella fatta con le mani, perché lui si trova meglio a parlare con le mani, e ci ha imposto a noi di imparare con le mani. Ho scoperto, per esempio, una cosa incredibile, che la lingua dei sordi, la LIS, si dice così, LIS, è utilissima per noi. Ce l'hanno tenuto nascosto. Sott'acqua che lingua parliamo? Durante una riunione, durante qui nello studio, se vuoi dire una cosa di nascosto a qualcuno, puoi farlo con le mani nascosto. E che anche qui, imparando questa lingua in modo semplice, le basi, non pretendiamo di insegnare la lingua LIS, ma con le basi si ottiene una qualità della vita anche per gli adulti, perché banalmente in discoteca come parlo a 20 metri? Lo dico sempre ai bambini quando vado a insegnarlo questo alle scuole medie. È una lingua incredibile per poter suggerire in classe, non lo diciamo alle maestre, ma guardate cosa vuol dire a sapere come suggerire con le mani. Questo immagino significhi un futuro
più luminoso, più pieno di prospettive per di Leonardo, di possibilità, sì. E non solo per Leonardo. Tutto questo è gratuito, e questo è importante dirlo. Si tratta di una Ollus, voi mettete a disposizione questo scrigno, immagino per chi ne fa richiesta, per le scuole che ne fanno richiesta. Naturalmente è un qualcosa che va implementato e noi siamo sicuri che, vedendo tutto questo, molti vorranno darvi una mano. Aspettiamo, grazie. Mario Taddei, grazie per averci raccontato questa storia meravigliosa e un bacio a sua moglie, a Cristina, Leonardo e Alessandro. Grazie.